avete queste scelte, ok? Ogni difficoltà, ovviamente, lo sto spiegando lui letteralmente. Ogni difficoltà, ovviamente, è più, cioè, in base alla difficoltà è più difficile. E in base alla difficoltà avete più o meno punti. Semplice, semplice. In questa sezione potete vedere sia le varie difficoltà, che tra l'altro sono la CP dei nemici. L'ultima e la penultima sono senza Link, quindi potete usare Gear ma non Link, quindi dovrete avere 340 o 320 senza Link, mentre da 300 in giù potrete giocare Link, quindi è molto più facile superare la CP dell'avversario e iniziare per primi, super super easy. Oltre a questo, ogni modalità dà dei punti al completamento, ok? Quindi, come potete vedere, dà dei coin al completamento e anche delle chest. Queste chest danno alcuni materiali, vabbè, cose buone essenzialmente. Nulla di eccezionale, ma cose buone. Oltre a questo, questi coin prevalentemente ad ora serviranno per comprare i coin di Lost Vein LR. Lost Vein LR, eccoli qua. Questi sono i coin per portare Lost Vein LR o comunque anche per i futuri personaggi che andranno dell'R. Litz God e compagnia, se saranno loro o chi per loro, ok? Quindi, quella modalità serve letteralmente per farmare questi coin, perché sono l'unico modo, a parte il login delle 60, per prendere i coin LR. Come funziona? Vedete qui, abbiamo la barra da riempire. Ogni personaggio, in questo caso abbiamo 3 fight, ogni personaggio ha 5 team da battere. Obiettivo: usare un team per tutti e 5, perché sono fight consecutivi. Se noi battiamo il primo team, va subito al secondo con lo stesso team, con gli stessi HP rimasti, con lo stesso VG morto, ok? Quindi se ti muore uno su 4 e vinci, la partita dopo avrai gli stessi HP rimanenti con il VG morto, quindi giocherai con 3 e la CP sarà anche più bassa. Ovviamente, c'è anche da dire una cosa, se poi perdete con il vostro team, che ne so, al terzo team morite, lui non vi fa ripartire da capo, ma potrete cambiare team, utilizzarne un altro, non i team che avete già usato. Quindi è una sorta, qual era la modalità che non potevate usare i PG già usati? Vabbè, non mi ricordo, però comunque non potete utilizzare i personaggi dei team che avete già usato. Quindi se io affronto il primo avversario con il team demoni e lo batto, il secondo, tutti i personaggi che ho usato nel team demoni non li posso più usare, quindi Starossa, Chandler e compagnia. Ok? Quindi, la cave, ecco la cave. Sì, la cave. Però comunque, ripeto, se in caso di sconfitta e non avete ancora battuto tutti, potete riniziare quello stage specifico con gli HP a degli avversari rimanenti tale quali. Quindi se erano tutti a metà vita, rinizierai con un avversario a metà vita. O se uno è morto, rimarrà morto. Cambi team e vai avanti. Stesso discorso, però quel team lì poi non lo potrai comunque più utilizzare. Questi step servono proprio per farti capire che battendoli tutte e tre arrivi alle 5 chest. Ora, le 5 chest, quindi in base ai team che utilizzerete, vi dropperà le chest. Quindi se voi le battete tutte e tre, arriverete alla fine, però in base a quanti team utilizzerete, vi dropperà il numero di chest. Esempio, fate questo da 300.000. Utilizzate 3 o 4 team, beccherete 5 chest e 100 coin. Utilizzerete 5 team per battere tutti e 3 gli avversari? Bene, dopperete 4 chest e 90 coin, e così via in tutte le modalità. È una modalità che si resetta ogni settimana e attualmente sembra essere pure fissa, ed è l'unico metodo per fare Lost Vein LR. Servono per forza questi coin, e ricordo che sarà possibile comprarne 100 dallo shop. Quindi va bene che i primi 60 ce li regalano in un mese di login, però in futuro, laddove magari non ci sarà il login, ok, avremo per l'appunto gli altri coin da comprare tutti qua. Ogni coin costa 10, 100, ovviamente 1000 coin totali per prendersi la copia full di Lost Vein o comunque per il futuro. Piccolo consiglio per tutti quelli che sono degli endgame player ma non hanno 13 milioni di box, ok, questo è un po' o anche 12 milioni. Piccolo consiglio, vi consiglio di fare questa difficoltà qua, la difficoltà da 300.000, perché potrete utilizzare il linker, a differenza degli altri, delle altre due difficoltà dove non potrete utilizzare il linker, ok, qua non si possono utilizzare i linker, quindi arrivare alla loro CP è molto più difficile, mentre da qui in giù potete utilizzare i linker. Questo perché vi dico di fare questa modalità, perché comunque 4 settimane vi servono.
Ricordate che per Lost Vein, e questo è l'esempio per Lost Vein, poi per il futuro bisognerà vedere come sarà, ma per Lost Vein servono 100 coin, e va bene, 100 coin LR, però 60 te le regalano, quindi vuol dire che l'obiettivo per ogni player è farne 40 attualmente, farne 40 perché gli altri ti rigiftano, ok, tramite login nelle mail, 60 in 4 settimane. Questo perché se fate il conto, se fate 4 settimane questa difficoltà qui, con 5 ceste, ovviamente fate questa difficoltà, però vincete con 4 team o inferiori, vi droppa 100 coin, che in 4 settimane diventano 400. Ogni coin costa 10, 400 coin sono 40 coin LR, ok? 40 coin LR più le 60, sempre divisi in 4 settimane, fate lo stipendio dell'R in 4 settimane piene. Questo è il consiglio. Se fate questa difficoltà e vincete sempre la prima, comunque dovrete aspettare 4 settimane, perché sì, in 3 settimane vi fate 450 coin, ma comunque non avrete ancora finito il login da 60, quindi comunque dovete aspettare. Quindi a quel punto vi consiglio, andate con quella più facile, dove potrete utilizzare anche i link, e quindi andate lì, ci vince Daisy e sti cazzi. Valentino, sì, e poi King San Valentino, ragazzi, ne parlavo l'altra sera con Ken in pizzeria, fa più danno di ban, cioè io non ho parole, guarda. King San Valentino fa più danno di ban, porco due, King Gommoso, porco due. Bello come nel PvE, i PG sembrano tutti OP quando li pulli, invece sì, è vero. Ma si può resettare la modalità se metti un team sbagliato per errore? Sì, però credo che si resetta tutto, credo. Non l'ho provato perché... Team Ragnarok. Vabbè, tanto l'inizio è sempre lo stesso, non cambio. Mi trovo bene così, vinco così. Va bene così. Poi Chandelier col counter, ragazzi, è rotto da fa schifo. Sì, riparte dall'inizio. Cioè, non puoi resettare il singolo. Cioè, se vinci contro due, ok? E poi l'ultimo sbagli team e vuoi resettare solo l'ultimo, non puoi. Ti cambia team e ti conta il cambio del team. Cioè, ti resetta proprio tutto. Ed è quello, infatti, che volevo provare io quando ho usato il team umani con bando purgatorio e all'ultimo ho perso. Ho detto, cazzo, ma si è resetto? Però non ho resettato perché... Ho detto, se poi si resetta ogni cosa... Oddio, Delsine, ci sta, insomma. Ci sta, insomma. Va bene che è una modalità che tu devi fare di fila, però devi fare di fila i personaggi, cioè i 5 fight, cioè gli altri sono team a sé stanti, quindi mi devi dare il permesso di poter resettare il singolo. Cioè, capito, non ha molto senso fare una cosa del genere, secondo me. Senti, te levati subito dal K, tipo in 3 secondi e mezzo, e poi il next subito lui, vai. Niente counterino. Buggato, ok, posto. Forse è un po' troppo attivo. Vabbè, ragazzi, ve l'ho detto che sono ancora Brody, no? Sono ancora Brody. Esattamente come nella scorsa run. Zeldris è quello con più fatica a livello di HP. Esattamente come nella scorsa run. Sì, che poi alla fine Zeldris lo sto usando solo per il debuff, per l'infezione, basta. Let's go! Team sconosciuti e si muore malissimo. E let's go. Ah, ma ha ferito il ranzo Black Clover. Bastava che dillo, cazzo. Ok. Sulle dopo run solo assalto mode. Ragazzi, non fate ste cazzate perché vi conta come un team. E se perdete vi pregiudica il drop, eh. Quindi non fate ste cazzate, mi raccomando. Che fare il 300.000 è preciso per 4 settimane, Quindi... Fate i conti giusti prima di fare cazzate, mi raccomando. Senti, te il prossimo turno sfondo Merlin e Kidna, in qualche modo. Col True Magic, sciacquare a tutti. Sì, ma se vinco tanto hai guadagnato. Sì, ma non è tanto facile vincere come tu credi, Piove? Ok, insomma. Però la luce è una nuvola completamente blu scura, oscurissima. Almeno la gloria, sì, ho capito. Però tu c'è la gloria. Non so se è fattibile vincere con Assault Mode e basta tutti e 5 team. Penso di no, non ce la fai. Nemmeno con Assault Mode più Whale delle Whale. Con Relic, non penso tu ce la possa fare. Bello che c'ho la Whale col True Magic, mi garba un casino. Però non so se butto giù tutti con la Whale, quindi vorrei farsi single target prima della Whale.
Non so manco se lo butto giù con la single target, a dire il vero. Senti, rischiamoci. E Kid la deve andare giù ora. Vabbè. Ha laggato il gioco. Stava per esplodere il gioco, ragazzi. Io, boh. Stava per esplodere il gioco. E anche lì, ma insomma, se ce la fa. Come? LOL. LOL. E niente. Insomma, come si suol dire, stesso inizio, stessa corsa, no? No. Come faccio a fare acquisti su Black Clover da iOS? Devi avere... Ah beh, già c'hai l'idea Apple giapponese, no? Perché se ci state giocando, suppongo tu ce l'abbia già. E devi comprare le carte Toons giapponesi. Le gift card. Quelle che togliono le Ronix, ma devi comprare le giapponesi. Comunque, grazie per le risposte. Sono sicuramente apprezzato da Ultra Mega Clown. Quale risposte? E soprattutto, quale domande? Ma che domande, Tia? Serio? Tia? Non ce l'hai mica con me, è vero, man? Guarda, faccio una cosa, guarda. Scoppia 1. Scoppia 2. E muore di sicuro 3, vai. Ieri ti ho scritto. Ma dove mi hai scritto? Ti giuro che non ho un tuo messaggio. Ah no, c'è. Ma sì, ma è già in fondo di 20 chat. Ah, sì, mi ricordo di averlo saltato. Mi ricordo. Scusami. No, sto scherzando. Vedi, ok, vedete. Momento serio. Al completamento di uno dei tre ti aumenta la barrettina. Ho utilizzato un team solo, infatti si dice uno. Bella Gabi, buongiorno. E ora team 2, ragazzi, vedi, stage 1 clearato. E andiamo core 2 con il team De. Perché mi scrive pubblicità? Mine, non lo so, deve chiederlo a Twitch. Se mi hai sentito. Diciamo che lo vedi Margaret, nemmeno mettersi Darkness. Tocca col team Fate, che pure quello è bussato però perché ci sono solo 3 PG. Bello il team Fate. Il team Fate. Il team Fatine dei Boschi. Ecco la skin che farà. Oh, Margaret! Sì, è vero. Ciao Margaret, ecco qua. Ma tu regala danni. Questo ha fatto malino, eh. Godo però. Questo ha fatto malino. Sì. Questo ha fatto un po' malino. Sì. Molto malino. Decisamente malino. Però se non mi carico la ulti, si fa ciao la manina, ragazzi, ve lo dico io. Qua bisogna stare morta, devo tirare a Margaret, vabbè. Boh. Manderà giù vero lei, me ne farla andare giù, godo. Tu chi vai adesso? Dimmi che sciolti qualcun altro. Ma vaffangala, ma quanto! Porco due, impossibile! Impossibile! Dimmi che non hai più carte di filo. Apparentemente, ok, non ha carte di filo. Potrebbe andare bene la cosa. Ma poi, raga, ma è una mia impressione? Ma è una mia impressione o l'ordine delle skill è sempre lo stesso? È una mia impressione. Ma a me sembra sempre lo stesso, raga. Perché mi ricordo esattamente questa cosa di Nanashi che tirava single target away. Vabbè, cosa c'entra Delsin? Mica sempre sono sempre skill uguali.
Vabbè, vinto, dai. Più faticante, più faticoso, faticante, più faticoso di quella di prima. Comunque, Awe. Andiamo. Ma basterà, io ci spero, eh. A parte che non ho buff di nulla. Oh, dovrebbe andare giù, dai. Se non va giù un problema. Non ho skill di mail. Più faticante, sì. Vabbè, cheat se non va giù. Cheat se non va giù. Abbiamo l'ultimo team ora, no? Che è team OC. Oddio. Vabbè, con questo team una volta buttato giù lì è finito. Cioè, abbiamo vinto. Mandami subito lo screen, tia, subito lo screen. Qua facciamo invece un inizio diverso, ragazzi. No, ma che è M, raga, non voglio rischiare. Non voglio rischiare, sa che metto M. Se metto M e poi per sbaglio trollo anche con il quarto team, mi becco 90 monete, quindi assolutamente no. Non voglio rischiare di nulla, raga. Il conto di fare quello da 300.000 è un conto preciso, cioè se no è un casino, quindi non devo mai trollare. Massimo resetto, sì, ma devo resettare tutte e tre col cazzo, Peppo, sincero. Già passata mezz'ora, che siamo qui, figurati se resetto tutto. Belli danni, mi verbero un casino. Dovevi farlo subito. Ma sti cazzi, ma salto in volo, c'ho manco la relica, c'ha. Ma te che non mi ricordo manco che cazzo fa la relica, salto in volo. Però. Questo che è faticante, Leo, però manca fa faticante. Ora si parte con i meme di faticante, porco due, faticante. E abbiamo finito la modalità con full HP. Meglio dei demoni, guarda. Easy. Te l'ho mandato su Discord. Aspetta che vado a ignorare. No, scherzo. Sì, ma. Tia, c'è per te la skin di Kratos? È un cazzo di tatuaggio, una skin che non c'entra un cazzo rosso qui e rosso qui. C'è quella skin, c'è un tatuaggio. Il resto non c'entra un cazzo con Kratos. A parte il coso qui dello scudo che fa fatica pure a vederlo. Che merda. Che merda, tia. Che merda! Perché non parte il condizionatore, porco due? Che si fa? Si muore di caldo! Dai! No! È partito, si è svegliato! Ha detto, non è notte, ha detto. Manca l'ultima, regà, eh. Allora, ultimo team. Quale team mettiamo, ragazzi? Si parte contro il team C? Team C. Vabbè, vai. Impossibile. Oddio, non c'è la scritta davanti! Su! Ecco, no, è appena apparsa. Allachi. Uguale no. Com'era all'inizio? Era tipo sbam, sbam, sbam? Sì, era così. Come faccio a resettare? Ah, hai già perso! Ma non è possibile con Assault Mode, raga, dai! È un team di 4 contro 1. Come fa? È impossibile. Mi fa malissimo questa parte qui, oddio, che dolore. Non la posso muovere che mi fa un male assurdo. Perché quando ti viene il brufolo dentro il naso, no? Dentro la parete. Ma che dolore! Una delle cose più brutte esistenti, veramente. Da lacrime quasi. Da lacrime.
Meglio se tiri prima di Anne che il tuono che tiri per ultimo è quello tagliato, ma ci sta. Ulti scadi senza tirare. Ulti di scadi senza tirare. Vediamo se riesco a masterare sto team, così poi non ho più bisogno di voi che me la cariate col terzo. Ma questo, fatemi capire, è un team che si gioca proprio nelle war? Cioè, proprio così com'è ora? Sì. Ora un po' meno, ma sì. Vabbè, tiro la ulti e vinco, no? Cioè, suppongo di sì, dai. Tanto, tanto c'è, quindi. Ah, quindi non vinco. Let's go! Tocca ritornare tutti gli scadi. Ah, lucky. Niente. Trollata. Vabbè, che ulti di Diana e Diana se winna? Azzaa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 a
Sai già che fare. Cosa devo fare? Sposto senza carica, senza tirare? Non ho usato il buff. Vabbè ragazzi, è perso, dai! Forza, si resetta tutto! No, vabbè, unlucky. Non mi ricordavo, non ho visto il tank che era finito! Oh, porco due. Ma l'amore Velasco è finita. Ma raga, ma io non mi ricordavo minimamente del tank, non l'ho manco guardato. Perché? Ma questo team gioca solo di ulti, cioè. Cioè, gioca solo di ulti sto team. Come funziona? Adesso guarda, taunt e tiro esposto, basta. Ma non posso puntarmi la shot a lui? Tirano una skill in meno. Sì, solo ulti. Allora ricarichiamocela e basta. Cazzo, se devo dire. Forza. Ale. Heavy metà. 400.000 debuff. No, e allora? Ma come no? Ah, ok, hai fatto bene allora. Vabbè, ci ho fatto anche di skill di Anne a pescarlo però. Senti, ma possiamo tirare l'ultimo e winnare o perdo anche adesso? Come funziona? Ma shotta di ulti, vai. Aspetta prima però, voglio fare questo. Non me lo frega nulla, lo faccio! Lo faccio! Non so se posso curare però, aspetta. C'è il debuff. Quanto posso curare? 10.000? Ho visto male. Non fate i meme. E cazzo. Ora, ora usa Kusak, Fest, Zeldris e Kyo. Cosa? Sì. Raga, team de... Team de... Perfetto, bisogna andare a clippare. No! Ah, ma non vale così, cioè! A memoria! Non vale! Ma Klaus, ma tanto comunque 4 settimane ti tocca aspettare, non cambia un cazzo. È inutile fare quello dopo. È completamente inutile. È solo più difficile, basta. E droppi qualche punto in più che ti avanzano, ma comunque ci metti 4 settimane. Per il content. Sì, ma infatti questa è una run, vabbè, trollando, però è per YouTube. Poi prossima settimana, l'ho già detto, proviamo a fare il 3.20. Prossima settimana sì. Se perdiamo ne sentiamo, però voglio provare. Prossima settimana, promesso, lo facciamo. Sì, vabbè, taunt, ma tanto regà qua. Taunt, ma tanto. Devi fare sfidante, se no non sei nessuno. Sicuramente me ne frega qualcosa.
davanti. Madonna, ragazzi, impossibile fare i due di danno. No, che cazzo di mezzi, ma PMM, vai. Ma che ludo! Si punta quanta acqua? Voglio sapere quanto gli era rimasto, raga. Voglio sapere quanto gli era rimasto. Avevo avuto questi cazzi. Ma se ne è filato subito, io quanto ne ho fatto? Vabbè, si è visto un cazzo. Vabbè, comunque. Avresti ucciso Ludo? No, non ci credo. Raga, ma sto per vincere un'altra volta con solo Diana o mi sbaglio? Cioè, non è la mia piazza. Cioè, sto per vincere con solo Diana anche questa volta o no? Perché mi sembra di sì a me. Non è vero, Peppo, è blu. Ma è il verde. The fuck. No, ma intanto la notte te la becchi nel viso. Poi ci si pensa dopo. No, scherzo, te sto trollando. Sì, non so come dire. Scusa, ma Team D disintegrato, non esiste più. Vabbè, è appurato che potete fare tranquillamente anche il 300.000 con Diana e basta. Vabbè, raga, eccoci qua. Questa è la nuova modalità che l'ho trollata, ma nel trollarlo ho pure vinto e ci ho messo meno team dell'altra volta, immagino.